Allora, l'altra cosa, insomma, di introduzione che volevo dire per quelli che non c'erano più di volte, come dicevo, Lille è stata costruita alla fine dell'Ottocento da Raffaele Volpicelli, che era il nonno di mia nonna, e mia nonna era una poetessa, si chiamava Lina Gagà, scriveva delle poesie. Quando abbiamo risistemato questo giardino, di cui oggi abbiamo l'onore di avere la sorella del garden designer qui con noi, dove è nata? Che mi ha fatto questa risistemazione filologica, perché ogni pianta, questo era della fine dell'Ottocento, quindi lo possiamo mettere, questo assolutamente no, che cosa sono questi gerani volgari, che cosa è, cioè, è una persona veramente, Carlo Contesso, fratello, che mi ha risistemato tutto ciò. Io ho detto, oltre alla bellezza esteriore dei fiori e del panorama, entrambe le cose non sono merito mio, chiaramente solo la fortuna di esserci passata, mettiamoci dentro anche un po' di bellezza interiore, proviamo a fare rivivere, se capita, un po' dello spirito letterario che ha animato questa villa, quando mia nonna appunto faceva parte di vari circoli letterari, di cui uno appunto si svolgeva non in questo posto in particolare del giardino, ma nella terrazza panoramica, diciamo, che voi forse conoscete per Un posto al sole. E quindi mi piace introdurre questo questi incontri con la lettura di una poesia di nonna. E nonna era una poetessa molto romantica, sognatrice, viveva in un mondo, insomma, ideale, e questo naturalmente sembra non avere nulla a che fare con questo libro. Ho avuto detto, adesso come la trovo una poesia per Alex? Invece la prima poesia che ho preso in mano era quella che era stata scelta per te, perché Mutatis Mutandis, così faccio dire che sono professoressa e sta scritto nella locandina, faccio dire anche che sono in latino, però cercare se stessi in forme diverse è poi il filo conduttore di tutte in generale le forme di artistiche. Questa poesia si chiama Autoritratto. Son come pioggia d'armonia tenace, che forza umana mai potrà frenare. Ma come pioggia cado in morti stagni e sulla grigia terra mi dissolvo. Libello la dari variopinte, nell'alto ascendo in un sublime volo, a ricercare l'armonia del verso, ma presto mi smarrisco nella nebbia e cado al suolo e al fango mi confondo. Sono ribelle e fremito d'un'onda che si slancia sicura dell'approdo, ma presto si disperde alla deriva. Ho il trepido respiro di una rondine che affanna ansiosa in cerca di un rifugio. Solitario tramonto di tristezza che si tramuta in alba sorridente. Nell'anima si specchiano le nevi di eccelse vette pure e immacolate, ma il cuore anela inebriato al nulla. Sono corolla fragile di un fiore, aperta vanamente all'infinito. Poi, quando il vento audace della vita mi strapperà di grazia l'armonia, ritornerò a vagare nell'immenso dell'azzurro spazio, atomo inquieto. Che mamma! Che mi fa paura dalle mani, che doveva essere questa. Allora, ecco, esatto, veramente così. Sembra, ma in realtà c'è. Allora, direi di cominciare con la lettura. Vai, Francesco Creme. L'ufficio non mi dispiace. Era ampio, luminoso. La scrivania è spartana, ma spaziosa. In fin dei conti, per lavorare, ho bisogno di poche cose. Mi bastano il mio portatile, un blocco da disegno per prendere appunti e una Bic Blu. Il vero materiale con cui lavoro sono le risorse umane. Dopo aver passato molto tempo da Milano e Roma a fare il capo del personale, oggi ho bisogno di leggerezza. Il potente laptop aziendale, dopo quasi un anno, è ancora nel suo scatolo, intonso, riposto in un angolo della scaffalatura, che sta alla sinistra della scrivania. Preferisco utilizzare il mio, più maneggevole, l'ultimo regalo che ho ricevuto da Simona prima di quel maledetto giorno di novembre. Ci tengo una raccolta di norme e leggi in formato PDF a un client per collegarmi al server dell'azienda,
un programma per la posta elettronica con due account, uno aziendale e uno privato. Il primo anima le mie giornate, il secondo è una specie di teca in cui conservo ricordi, scambi di fotografie, biglietti acquistati, conversazioni, auguri e saluti, anche qualche addio. Da quando sono tornato a Napoli, la mia vita sociale è molto limitata. Solo qualche amico di vecchia data, di quelli conosciuti dall'infanzia e l'adolescenza, e qualche collega. È così che deve essere, è così che doveva essere, era questo il piano. Guardo verso il balcone affollato di gente, poi la volta dell'ingresso e dei tavolini che sono sistemati all'esterno. Il bar non è grande, e se ci fosse qualche faccia conosciuta, la riconoscerei subito. E oggi la sua faccia non c'è. Sabato, oggi niente professoressa. Che ti ho portato un cornetto integrale piccolo. Ma d'altro canto, non è orario. A quest'ora sta in classe. Ma perché non la vai a prendere sotto scuola quando esce, invece di appostiartela qui al bar? Che fa ma tirare AMM è quello che è. Allora cerco di interpretare i difficili. Dunque, il libro è scritto in prima persona e, come dicono le professoresse, è omodiegetico. Così ci siamo tolti definitivamente sulla mia squalifica. È scritto da te, che sei un lavoratore delle risorse umane. Il libro si chiama Risorse Umane. L'ambiente è tuo, che è la città dell'autore. Salvatore utilizza la bicicletta. C'è tutta una serie di nomi, insomma, che chi ha la fortuna di conoscerti personalmente sa che sono nomi realmente esistenti, anche se fatti persone, eccetera, eccetera, sono riferimenti occasionali. E quindi la scrittura in prima persona ti fa venire l'idea subito dell'identificazione tra il narratore, il protagonista e l'autore. Sapendo anche tutti questi dettagli, i miei alunni chiederebbero: ma quanto c'è, te l'avranno sicuramente chiesto, ma te lo dobbiamo chiedere pure noi, quanto c'è di Alex, dell'autore, nel personaggio? Perché i segnali così apparenti a per chi ti conosce, anche non troppo come la sottoscritta, sono evidenti. Quindi, qual è la componente biografica, o quali sono gli spunti, che gli aspetti di Alex in Salvatore? Buonasera, grazie di essere venuto innanzitutto. Non è scritto in prima persona, è scritto in soggettiva, che è una cosa diversa. Nel senso che non amo, ho difficoltà a scrivere quelle cose, sai, ci sono grandi descrizioni, ci sono dettagli, ci sono particolari, dove in fondo si lascia poco all'immaginazione del lettore. Voglio che il lettore viva nella testa del protagonista. E questa è una cosa tipica più che della scrittura in prima persona, e per me è il mondo visto attraverso una macchina fotografica, attraverso una telecamera. Tra le tante cose che faccio, che dice una persona che lo sa bene, amo molto vedere il mondo attraverso l'obiettivo della macchina fotografica. Per cui sì, sicuramente dal punto di vista formale è una scrittura in prima persona, ma per me è stata una scrittura soggettiva, come se volessi che il lettore fosse il protagonista. Poi se c'è molto di me, non lo so, sicuramente quando l'ho cominciato a scrivere mi sono dato come obiettivo quello di essere sincero. Quindi evidentemente, se voglio essere sincero, non posso scrivere di cose che non so. Quindi mi sarebbe stato molto difficile, per esempio, ambientare una storia
a Milano, per quanto Milano ci ho vissuto da ragazzo, ma in qualsiasi New York sarebbe stato impossibile. A Londra mi sarebbe venuta malissimo. Mi sarebbe venuto malissimo descrivere un personaggio che vive la sua città su una rombante moto. Io uso la bicicletta, anzi quel lungomare fatto avanti e indietro mille volte è stato forse il motore che di più ha ispirato i luoghi, i personaggi del libro. Poi sicuramente quando scrivi e vuoi essere sincero diventa difficile estraniarsi dalla scrittura, per cui sì, sicuramente ci sono molte esperienze, ci sta il mio lavoro, anzi mi sono divertito a mettere alcuni elementi tipici del mio lavoro, tipo i colloqui di selezione con i ragazzi, piuttosto quando si vanno a sfogliare i curriculum e si trovano delle cose sono colorate, cioè non improponibili, ma colorate. Alcuni meccanismi, alcuni dialoghi sono tratti pari da esperienze reali. Lo stesso libro si apre con un dialogo tra il protagonista e un candidato che viene in agenzia, il protagonista lavora in un'agenzia per il lavoro e si apre con un dialogo, un colloquio di lavoro, che stanno per leggere, mi dicono che stanno per leggere, e non è altro che la somma di, penso, i migliaia di colloqui che ho fatto in 35 anni di carriera. Quindi quanti libri vuoi scrivere? Ci abbiamo materiale per una trilogia sicuramente, dai. Candidato apatico. Candidato apatico. Tengo banco. Allora, come iniziamo già da questo testo? Molte sequenze dialogiche. Poi tutte queste espressioni tecniche tipo esterno giorno. Poi a pagina 6 subito la presentazione dell'elenco dei personaggi. Sono tutti aspetti, diciamo, di un testo tra il teatrale e il cinematografico. Mi facevamo pensare a questo. E che rendono molto scorrevole la lettura. Io il tempo che la vita mi lascia a disposizione, le incombenze tipo tagliare fiori, eccetera, ho dedicato proprio compulsivamente a questo libro, perché è un libro che, come si dice a Napoli, azzecca proprio. Metti là e effettivamente non ti stacchi. Questa caratteristica teatrale, ti volevo chiedere, è stata voluta, sicuramente pensata, come ti è venuto in mente? È un caso oppure forse c'è un riferimento a un Salvatore che in qualche modo parte della sua vita recita un po' con se stesso, fatto questo fatto psicanalitico, non lo so, mi sono buttata. Diciamo 50 e 50, il fatto di aver scritto così, di aver fatto questo modo di scrivere puntando molto sui dialoghi, molto sui personaggi, sulle persone, viene dal fatto che io volevo fare un film, non volevo fare un libro. Ah, bravo. Diciamocelo. Perché a noi piace stare, a quelli come me, scusami, non guardo Iana perché mi viene naturale, a noi ci piace guardare perdendo l'obiettivo. E sicuramente è un modo che è un modo che può essere anche un modo di scrivere. Poi c'è sicuramente il giochino del mettere all'inizio tutti i personaggi. È un vecchio ricordo, perché da ragazzino io amavo e amo ancora tantissimo Edoardo, che è stato una delle mie primissime letture, diciamo, non adulte, ma da ragazzetto un po' più grande. Ed era bellissimo il fatto che all'inizio di ogni commedia di Edoardo io avevo questi due volumi belli grossi, penso che siamo ancora in commercio, ogni commedia iniziava con l'elenco dei personaggi, quindi ci stava Don Antonio Barragane, sindaco di Divone Sanità, Luca Cupiello, Maria sua moglie, figlio di Luca, ed era una cosa che mi è rimasta del cuore.
è stata anche forse una cosa un po' presuntuosa farlo, però mi divertiva. E per il resto che volevi sapere? Ancora un po', secondo te, recita una parte della sua vita? No, Salvatore è un uomo, come sta scritto nell'elenco dei personaggi, è un uomo in pausa. E come ho sintetizzato, quando sono andato dall'editore a presentare il libro, che già quello è stato un successo, perché tu scrivi il libro, ma è... mandiamola a qualcuno, anzi io lo volevo autopubblicare in realtà. Che è una cosa un po' stupida che si fa quando uno scrive una cosa, poi te la sonetta e la canti. In realtà quando ho cominciato a scrivere questo libro, che è cominciato per uno scherzo nell'estate del 2019, poi se volete ti racconto, quando questo scherzo è diventato qualcosa di più impegnativo, insomma stavamo 40, 50.000, 60.000 parole, stava diventando una cosa interessante, stava venendo fuori qualcosa, ho sentito l'esigenza di confrontarmi con qualcuno più esperto di me. Per cui tramite un amico ho chiamato un editor professionista alla quale ho fatto leggere il libro, mi ha dato qualche consiglio, abbiamo tagliato qualcosa, abbiamo sistemato qualcosa. Alla fine mi ha detto: ma non ti permette assolutamente di autopubblicarlo, ma è in casa editrice che qualcuno lo trovi. Abbiamo mandato un po' di gente, l'abbiamo depositato in SIA, abbiamo fatto un po' di cose, alla fine sono arrivato nell'ufficio del dottor Graus, questo uomo grande e grosso, che ha questo ufficio bellissimo proprio dietro Cappella San Severo, e ma questa che roba è? Secondo me questo è un romanzo di riformazione, riformazione, che in genere siamo abituati alla... a vedere le persone che crescono, e è stato molto interessante, l'ho voluto mettere questo fatto dei dialoghi di Salvatore, che è un selezionatore con i ragazzini, c'è il ragazzino più smart, più spigliato, c'è quello più introverso, quello che sa più quello che vuole nella vita, quello che ne sa un po' di meno, e questa è la parte di formazione. Poi c'è la riformazione personale di Salvatore, che è un uomo che viene da un passato difficile, doloroso, e che si rifugia a Napoli, dove lui si trova in questa casa, si chiude in questa casa davanti al mare di Mergellina, e testualmente dice: non voglio sapere niente, e si mette in pausa. E forse questo è il momento in cui avviene la riformazione, perché poi alla fine questo è affidato da tutto, ma da se stesso no. Adesso non vorrei anticipare troppo i temi del libro, perché questi non se lo comprano e perdiamo il tempo. Però sicuramente il tema è che non è mai troppo tardi per un cambiamento. Un cambiamento che può venire da un fatto contingente, può venire da un dolore, può venire da una gioia, può venire dal caso. Però per Salvatore probabilmente è il motivo di tornare a vivere, questo tentativo di nascondere, questo mettersi in pausa e poi pian piano riprendere, nonostante le sue resistenze, nonostante la sua voglia di chiudersi in questa casa davanti al mare con questo lavoro sicuro, di rimettersi un'altra volta a confronto con la vita. C'è della psicanalisi in tutto questo? Non lo so, forse sì, la scrittura è sincera. Che poi ci sia, sì, qualcosina evidentemente del mio vissuto c'è, ma penso che capita a tutti quelli che scrivono. Ti vedo pronto con una pagina che però non è consona con la mia scaletta. No, non lo so. Non volevo. Vabbè, non sia mai. Ma non fate così. Mamma, è qualcuno libro, ok? Non lo so, lo vediamo, forse ho sbagliato io.
Allora, ci sono due parti. Solo oggi lo potete acquistare con la speciale copertina. Guardate quanto è bello. Ha fatto una copertina personalizzata oggi. Ha cambiato copertina e c'è la torre della villa. Una cosa, io già me ne sono appropriata. Allora, a pagina 5, pagina 191, c'è una cosa che è un po' la chiave di lettura e forse il monito a letture per approcciare la storia di un personaggio che a tratti può non risultare del tutto empatico. No, cioè, vabbè, sono stata gentile, sono infelistica, gentile. Ma volevamo buttare giù così leggero. Dopo utilizzerò l'aggettivo che usano Gloria, Greta e Teresa per questa persona. Io per ora dico che non è tanto. Perché qual è la cosa? Che però... No, è un amico che le che però ci sono passi avanti, tantissimi, prego. Allora, che può essere però la chiave, siccome trovo quello all'inizio, pagina 5, quella inspiegata, pagina 191, per avviare un po' il lettore. E l'idea è chi non è capace o chi si sente di non essere capace, che però magari non è proprio così. Le risorse umane furono la scoperta del secolo. Niente numeri da quadrare, non dovevo piacere per forza a qualcuno, una cerchia ristretta di colleghi e una scrivania che era un fossato che mi proteggeva dal resto del mondo. Così mi ero abituato a chiamarlo, il resto del mondo, quello in cui sapevo di dover vivere, ma che continuava ad avere sbavature. Piccole sbavature che si manifestavano in banali mancanze o difficoltà, alle quali imparai a non dar peso, ma che davano vita alla vocina che continuava a ripetermi: non sei capace. Lo vedi che non ce la fai? Non sei capace. Un numero sbagliato, una parola scritta male, la necessità di cercare sempre quell'attimo in più per leggere un report particolarmente lungo. Le risorse umane erano immagini e suoni. Lo scopo del gioco era trovare una parte giusta a tutti del film giusto. E io ero felice di poter indossare la sciarpa del regista. Il dottor De Vita mi diceva sempre che avevo i superpoteri. Certamente fu la prima persona che abbia mai incontrato che intuì il nome della questione e mi incoraggiò a vedere cosa c'era dietro lo schermo. Mettila così. Le tue strade sono solo un po' più affollate, è per questo che sei bravo a trovare le scorciatoie, a scartare tutto quello che non è indispensabile e vedere quello che gli altri non vedono. Alla fine, considera che, per fare i conti, hanno inventato le calcolatrici. Empatia. Allora, secondo me no, guarda, è tosta sentirsi leggere. La regola volevo leggere proprio quello che c'è nella prima pagina 5. Sta là. Sinteticamente. A quelli che non sanno di essere capaci. Ci siamo in tanti, eh? Allora, io la vedo così, questa dedica è un monito al lettore. Se questo protagonista, mentre leggi, ti sembra che non mi perdoni per pronunciare queste parole in questo contesto, uno stronzo, ma cito Greta pagina 138, Teresa pagina 203, Gloria pagina 161, quindi così viene, se lui, diciamo, forse gli potrebbe anche sembrare così, in realtà è una persona che si sente, o piuttosto è stato fatto sentire un incapace, un non capace,
o diverso da tutti gli altri figli e dagli altri alunni. E qui non vado avanti perché è una parte bella e va scoperta nel libro. Ma qui capisco anche, quando sono arrivata a questo punto, perché Alex ha chiesto a me di fare questa presentazione. Probabilmente per obbligarmi a leggere questo libro e aprire gli occhi su tanti che io posso incontrare nella mia strada magari professionale, non accorgermi del fatto che non è vero che non sono capaci, ma devono scoprirsi, oppure bisogna trovare la chiave, come appunto poi lo specialista insomma fa, per arrivare alla capacità di questa persona, altrimenti resta solo, diciamo, un baratro di difficoltà di autostima. Oppure ha scelto me per sentirsi dire delle parole importanti, tipo che a pagina 183 c'è una divertente, e leggo la professoressa, c'è una divertente pirandelliana rottura del patto narrativo, ossia una rottura della quarta parete, una metaletteratura, va bene, no? No. Ecco. Quando il personaggio, quando l'autore dice forse sono anch'io il personaggio di un libro, e lì si rompe la quarta parete, quindi ho detto anche qui il fatto da insegnante. E poi che la vera e propria presentazione del libro non avviene canonicamente, cioè c'è l'elenco dei personaggi, però tu dall'elenco dei personaggi appaginati ovviamente non capisci se non l'idea appunto che hai spiegato tu prima del personaggio in pausa, ma tante cose le capisci solo attraverso un flashback, quindi la presentazione del personaggio in realtà arriva tardi, quando c'è questo flashback sul suo passato, su cui non approfondiamo perché è molto bello leggerlo, e comprando il libro prima di arrivare al buffet si passa per il banchetto del libro, la dico così. E quindi la domanda, oppure altre ipotesi per cui le hai chiesto a me, mi metto io al centro di questa presentazione, perché come dice il libro a pagina 188, se metti in una stanza uno delle risorse umane è una professoressa, quello delle risorse umane è un uomo morto, e quindi volevi molto sperimentare, questa non è una stanza, e poi avrei già sperimentato comunque come stare in una stanza con una professoressa, e quindi non trovo... Non lo sperimentiamo qui. E quindi la domanda è, vabbè, perché hai scelto, perché hai chiesto questa cosa della professoressa, che l'hai chiesta insistentemente, ma soprattutto perché hai deciso di scrivere la storia di uno stronzo? Perché quelli belli, alti e biondi con gli occhi azzurri erano finiti. E francamente ci hanno anche un po' stufato. No, allora, questa è una storia... vi dico i ritorni che ho avuto, uno di quelli più belli che ho ascoltato. Il bello di questo libro è che è una specie di specchio in cui ognuno ci si ritrova, non so perché ognuno dice ah ma io in questa cosa mi ci sono ritrovato, ah ma io in questa cosa mi ci sono ritrovato, ma questa cosa sembra scritta per me, per cui abbraccia tutta una serie di situazioni molto molto varie, in cui secondo me è facile trovare i nostri sentimenti, quelli là di tutti i giorni. La questione dell'essere capace, perché credo che sia un sentimento molto umano, non sentirsi capace. Non sentirsi capace e confrontarsi quotidianamente con il tema della diversità. Diversità adesso... sta diventando un tema molto grosso, perché poi basta un niente e diventi un diverso. Ultimamente penso, poi mi faceva piacere che prima o poi una presentazione la facessimo una professoressa, perché credo che questo sia un libro empaticamente dedicato ai più giovani. Sembra una storia di adulti, perché il protagonista è uno che sta over 50, le persone che gli girano attorno sono tutte persone, insomma, non giovincelli, ma di fatto poi ci sono molte storie che secondo me possono essere interessate ai ragazzi e sono dedicate empaticamente a loro. La diversità può diventare un problema, adesso per un ragazzo sentirsi diverso basta un nulla,
basta una serie TV a relegarti in una specie di ghetto. A te piace questo, a te non piace quell'altro, ed è un momento sentirsi non più parte del gruppo. E il tema dell'essere più o meno capace è intimamente legato al fatto di come tu riesci a relazionarti con il mondo esterno, che non sempre è facilissimo. Le risorse umane cosa sono? Lo dice in un post, in una pagina, e non l'hai citata. Le risorse umane poi non sono le persone di per sé, ma sono le relazioni che noi stringiamo con gli altri, con quanto apertura con quanta sincerità, con quanto cuore riusciamo a relazionarsi con le altre persone, in maniera tale che io divento la sua risorsa, lei diventa la sua risorsa, lui diventa la sua risorsa. E alla fine, senza voler spoilerare il finale, forse è questo che ci dà la forza di superare quella non sono capace. Poi nella vita del protagonista ho individuato una diversità particolare, che non vi raccontiamo da andare a leggere, però è una, ma possono essere tantissime le diversità che ti possono chiudere nella gabbia del... No, scusami. Cazzo, non sono capace. No, poi si aggirato. No, hai ragione. Però ce lo sa, perché il non essere capace può diventare veramente, e tu che sei professoressa lo sai, può diventare veramente una gabbia dolorosa, da cui venirne fuori può essere veramente difficile. E forse uno è il tema del libro, che poi forse venirne fuori non c'è un limite di età, ne puoi venire fuori quando vuoi. E un'altra cosa molto carina che ho letto in una recensione che hanno fatto al libro, che l'essere capace non è tanto il non saper fare o non saper fare o non saper fare una cosa, essere bravo a scuola o non essere bravo a scuola, essere bravo nel lavoro o non essere bravo nel lavoro, essere un buon marito o un cattivo marito. Forse l'essere capace sta nell'essere capace di prendere decisioni e di prendersi della responsabilità nel bene e nel male di quello che fai. Passo, finito, grazie. Sì, adesso Iacotu ci legge il tema Verità e mare. No? 147 e 147. Ha messo il fatto che hanno preso il libro, stanno fatti gli appunti delle orecchiette. Fatelo anche voi, bellissimo. La verità non lascia scampo. Scopri tutti i nascondigli, le tattiche, gli opportunismi, le finzioni, e produce un sovraccarico emotivo. Sì, la verità è un rito primordiale, e questa cosa mi spaventa perché cambia le persone, e io non potevo o volevo cambiare. Ci vuole troppa misericordia verso l'infelicità della persona amata per accogliere la verità, e in quel preciso momento, nel sentire che la rabbia stava prendendo il sopravvento, realizzai con amarezza che forse Simona non l'amavo abbastanza. Dovevo dirlo a Greta ieri, il senso della violenza non è in un amore malato, la violenza è la consapevolezza di non amare abbastanza. La violenza è cercare vendetta per un torto subito e trova sempre le sue radici in dolori antichi. Mi scontro sempre con questo stesso pensiero che mi fa ancora più rabbia, perché è come se, alla fine, tutti i delitti restassero sempre senza un colpevole. Mi fa male che la colpa ha sempre il suono di una storia antica, di una strazione che da qualche parte, in un tempo passato,
doveva interrompere la linea di sangue e non lo ha fatto. Non avere un colpevole alimenta il desiderio di vendetta. La vendetta esige violenza e a me tutto questo circo di sentimenti fa paura. Decisamente meglio rifugiarsi in un posto sicuro, meglio se vicino al mare. Allora, ti piace questa cosa della ricerca della verità e del mare come rifugio? Vuoi aggiungere qualche cosa o vado avanti? Vado avanti. Sei lanciatissimo. La verità, appunto, sembra che l'ha letto, Allora, la verità alla fine si trova. Sì. Senza. L'altro ieri avevamo trovato un sinonimo di spoilerare, un'italianizzazione. Un'italianizzazione di spoilerare, senza rovinare il finale, ci piace di più. Allora, Salvatore, come dicevo, un personaggio che ha un rapporto molto particolare con le donne. C'è una storia che si pone in una parte del libro di cui non vi diciamo quale, perché appunto è da leggere, ma c'è la storia di una violenza sessuale in ambito familiare. E questa è insomma una cosa che colpisce molto, ci si arriva e quindi non diciamo che, chi è, perché altrimenti roviniamo. E quello che colpisce un po' che alla fine di questo racconto Salvatore dice è una storia tragicamente banale, che non è esattamente quello che ci si aspetterebbe o che si aspetterebbe comunque il personaggio che racconta, che ha vissuto indirettamente questa storia, ma in maniera da esserne molto coinvolta, quindi non si aspettava, ci aspettava tragicamente ma non il banale. Salvatore ha il punto di vista di Salvatore sulle donne si evince proprio dall'inizio, da quando avvenne, sia come parole di Salvatore sia come pensieri, quindi il punto di vista di Salvatore, ma in realtà parole del narratore. Ad esempio quando dice era decisa, sono delle espressioni diciamo un pochettino patriarcali, diciamo, ecco, permettimi, tu mi volevi, io sono un'associazione, si chiama La Principessa Azzurra. E quindi poi che io poi le noto queste cose, poi abbiamo Luca Albino che interverrà sicuramente, ora ho capito perché ci ho tenuto tanto alla tua presenza, no? Allora dice, Tizia era decisamente bruttella, cosa che proprio noi femministe, insomma, al contrario il complimento è, l'altra invece era degna di nota, come se si prendessero appunti e facessero classifica. L'altra invece, gatta morta e manipolatrice. Ora è vero che tutti abbiamo esperienze di gatte morte e manipolatrici, però a volte sentirle dalla voce come se, e io sono sicura che tu l'hai fatto apposta, come se creasse un effetto, diciamo, volutamente provocatorio di contrasto. Poi c'è la storia di una violenza e Salvatore dice c'è di peggio che la violenza sulle donne. Che è vero. Però non stiamo facendo una classifica, come dice poi l'interlocutrice. Un'altra cosa che dice Salvatore, la violenza sulle donne è marketing. Poi parla dell'uomo, non dice così, dopo mi correggi. L'uomo, parla di un uomo lasciato senza soldi dal divorzio, che è altro argomento, insomma, antifemminista. Le batterie sono come le femmine, ti piantano in asso sul più bello. E quindi, ovviamente, la domanda sorge spontanea, queste espressioni, questo modo di pensare, tutto ciò, è il pensiero dell'autore o rappresenta ciò che pensa uno che non sa di essere capace? Per fare sintesi, se voi aspettate un libro che vi coccola, levate mano, non me lo comprate. Come scrittura è tosta, vi troverete spesso davanti a delle cose difficili da mandare giù, che però posso dire perché insomma ho raccolto questo tipo di ritorno, ti spingono a ragionare, a confrontarti con delle cose, e secondo me questo poi è la cosa più bella che può fare, può tentare di fare un autore,
perché raccontare un fatto va bene, divertente, abbiamo avuto un sacco di ineffabili narratori. Stimolare il pensiero è una cosina un pochettino più complicata da fare. E come lo fai a stimolare un pensiero se non mettendo la giù dura? È una realtà, è un pensiero che posso... Allora, come abbiamo detto, Salvatore non è una persona facile. È un antieroe? È un eroe? Non lo so, decidetelo voi. Però è una persona che è in movimento, con il quale ci si può confrontare e che soprattutto poi nel finale del libro arriva a una sua elaborazione delle cose. Poi il libro è pieno di molti temi che possono essere tosti, possono anche essere banalizzati, se li estrapoli dal contesto del libro possono essere anche, come dire, brutti, ma non credo che sia così. È vero, la violenza sulle donne è una brutta cosa, non ci sono se, non ci sono ma, non c'è da discutere, non si fa, basta, punto. Come non si fa quella sui bambini, come quella che non si fa sui popoli. È un po' come in questi giorni sentiamo spesso parlare della guerra, se andava prevenuta, andava evitata, si poteva fare in una maniera. La guerra non si fa, punto. E non si fa dai popoli, non si fa nelle famiglie, non si fa nelle coppie, non si fa nelle... anche tra ragazzi. Mi viene in mente ad esempio la... una banalità, la guerra dei bottoni, i ragazzi della Via Palla, tutta quella letteratura là, la guerra non si fa, e la guerra inevitabilmente richiede un vincitore e un vinto, che ti chiude in quel non sei capace. Allora lasciamo stare le guerre, quelle là difficili, quelle là con i carri armati, pensiamo anche alle piccole guerre quotidiane, alla piccola guerra di quel ragazzino che stava davanti al selezionatore e non riusciva a spiaccicare due parole messe in croce. E Salvatore però cosa dice? Belli ragazzi che non sanno dove andare, perché sono quelli su cui sono delle promesse quei ragazzi. E qua vengo appena dalla professoressa, perché volevo che ci fosse una professoressa. Allora, il tema è quello, è il riflettere senza pregiudizi sulle cose, perché se riusciamo a superare questa cosa, se quando Salvatore riesce a superare questa cosa, lui diventa la risorsa di Greta, Greta diventa la sua risorsa, Gloria diventa, fa un passo avanti, insomma crescono tutti quanti insieme. Poi nel libro ci sta la storia del un dramma familiare, ci sta la storia della separazione, ormai si è capito che Salvatore scappa a Napoli perché si è lasciato con la ragazza. A 50 anni evidentemente c'è stato un qualcosa che non è andato, lui molla tutto e si rifugia a Napoli. Ci stanno storie di violenza che poi non sappiamo se questa violenza, soprattutto c'è una storia di redenzione, di crescita, di movimento in avanti. Il Salvatore che conosce, il lettore conosce all'inizio del libro, e questo poi te lo chiedo a te, non è il Salvatore dell'ultima pagina dell'ultimo capitolo o della prima pagina del prossimo libro. Sì, potrebbe anche, però potrebbe anche peggiorare. Ma il cambiamento è sempre qualcosa di positivo e necessario, soprattutto. La stasi è nemico di tutto. È un libro che sicuramente ho apprezzato in quanto, a parte che si legge benissimo, in quanto non banale e provocatore su alcuni temi, perché è facile parlare della violenza sulle donne in un certo modo, e invece tu ne parli dal punto di vista, secondo me, di un uomo la cui posizione oggi, in questo mondo in cui di conquista dei diritti delle donne, di relazioni diverse rispetto al passato,
la cui posizione non è semplice e non è univoca e non è sicuramente conquistata da nessun punto di vista. E non è certa. No. Una volta che ci sei arrivato è un attimo bello. Esatto. Ed è molto bello fare il fuoco su questo, su quanto è ancora da fare, su quanto è in crescita, su quanto non si possono banalizzare tante cose. Io per esempio quando parlo della giornata sulla contro la violenza sulle donne il 25 novembre oppure la giornata della donna l'8 marzo sono sempre in difficoltà perché io so che ho davanti a me dei ragazzini che mi guardano e pensano però che palle sto fatto ancora una volta sta violenza sulle donne, ma che vogliono da me, e che si sentono comunque in qualche modo sotto accusa. E bisogna imparare a parlare a tutti, perché è un discorso che non si può fare solo da una parte e non si può fare con la colpevolizzazione di una parte, è un qualcosa che va fatto come crescita, come riflessione, come problema sociale in generale, e perché altrimenti poi la reazione appunto dei ragazzini è vabbè io questo, però ci sta anche quell'altra violenza, un po' come abbiamo aggiustato gli acaracci, vabbè però via Marina no, cioè allora comunque non è una risposta, no? Quindi io penso che invece sia molto interessante riflettere su determinati punti di vista, e quindi un libro che mi ha fatto incazzare in alcune parti, però mi ha fatto crescere anche se alcuni degli stimoli che tu dai in questo libro, che di cui non voglio dire, già erano miei diciamo prima, e questo libro dovrebbero leggere forse, scusatemi, altre professoresse, a parte quelle presenti, che sono tutte già estremamente sensibilizzate su tante cose, ma altre dovrebbero proprio riprendere l'ABC. Adesso faccio l'ultima domanda. Sì. Una delle cose che arriva o dovrebbe arrivare, come lo dite voi, se arriva o meno, che probabilmente la soluzione di tanti problemi non sta tanto nel condannare questo, condannare quell'altro, anche perché poi nella storia si capisce che la verità non sa mai dove sta. Il punto è qua, dovrebbero essere i professori e l'educazione ai sentimenti. Io sono fermamente convinto, e lo dico veramente con sincerità, stiamo ingoiati di problemi, ma se in questo paese non capiamo che dobbiamo investire sulla scuola e sulla formazione, non ne veniamo fuori. Avete voglia a parlare di violenza sulle donne, di bullismo, di quello, tutti i cavoli che volete voi. Se non lavoriamo sui ragazzi e quindi se non valorizziamo il sistema formativo, sto facendo politica, mi vergogno. Non voglio fare politica, ma sostanzialmente da formatore, da persona che per molti anni ha fatto il formatore, e come dicevi tu, se metti insieme la professoressa e il numero delle risorse umane è un uomo morto. Se in questo paese se non lavoriamo sulla formazione, sui ragazzi e sull'educazione ai sentimenti, staremo tra 10 anni, tra 20 anni, tra 100 anni a parlare ancora dell'ennesima donna morta. Esatto. L'intimato pagina 135, perché l'educazione ai sentimenti che tu citi è un'educazione appunto sociale, non è sugli uomini o sulle donne o contro gli uomini e per le donne, è qualcosa che deve essere, è globale, quando la si fa appunto sulla classe in sé. E io sono anche molto contenta, quando organizziamo cose che riguardano le donne, finalmente loro capiscono che è un qualcosa che riguarda tutti. E quando io chiedo, vuole venire a leggere la tomba delle donne che organizziamo con l'associazione? Si alzano prima i ragazzi che le ragazze per raccontare la storia delle donne, quindi ci arrivano, però bisogna farlo, non è una cosa scontata né obbligatoria purtroppo per tutti. Allora, l'ultima domanda è una citazione, siccome tu sei venuto alla presentazione di Ersilia e hai fatto le domande, adesso ti si ritorcono contro, ti hanno fatto esattamente le stesse domande che tu hai fatto a Ersilia. Come diceva, ossia, non sputare in cielo e in faccia ti torna. No, ma sono domande molto carine, quindi in realtà le ho rubate. Allora, ricordi il primo momento in cui hai messo la penna sul foglio e la prima volta che hai preso in mano il tuo romanzo? E poi, questa, io,
quanto tempo è passato, cioè quanto è durata la scrittura, il tempo della scrittura, così mi racconti il fatto del 2019. Brevemente. Quanto tempo? Brevissimamente, l'ho cominciato a scrivere nel 2019, estate 2019, eravamo in vacanza in una località del Cilento, e stavo con una persona, scendiamo un giorno a cucina, insomma, a parlare un po' per il paesino, scendiamo, c'era la Prologo che aveva organizzato delle presentazioni, delle serate, insomma, tipo questa. Andiamo sul palco, dice Maurizio De Giovanni, tutte le signore lì in adorazione, ah, bravissimo, bravissimo. A proposito, facciamo capire Maurizio che sta in ospedale, ah, bravissimo, ma com'è profondo, ma com'è bellissimo, ah, Ricciardo, ah, quell'altro, vabbè, finisce la serata. Scendiamo il giorno dopo e troviamo Diego da Silva, avvocato malinconico e tutto, ah, bravissimo, io ho l'incoscienza di girarmi verso questa persona che stava con me e dico, oh, ma va a finà, ma piace un po'. Pagatamente sommessa. Lei, la persona, mi guarda e mi fa, e fammi vedere. È fallo. È fallo. Dicendo, da, e se lo sai fare non lo fai, sei pure stupido. Per cui, insomma, la parte della cosa dice, guarda, io adesso ci giochiamo una scena, io adesso vado subito un attimo sopra in camera, e dentro domani sera ti presento l'abstract, che sarebbe il, diciamo, il riassunto breve del romanzo. E da là parte tutto, estate 2019. Poi ci ho messo tre anni soprattutto, un po' perché non è facile scrivere, un po' perché i personaggi del libro sono tosti, sono difficili, per cui devi stare là e ci devi stare dietro, e poi la domanda qual era? Poi non c'è più libretto, quando hai preso, no, hai risposto a tutto, però, quando hai preso il libro in mano, che cosa hai pensato? Quando sono stato il libro in mano ho pensato, è un po' come se ti svegliassi la mattina alle 9, nel tuo letto col pigiama magari un po' così sudaticcio, quei momenti di grande intimità, che tu ti svegli e improvvisamente ti accorgi che il tuo letto sta mezzo di essere uscito. Va bene, io so che ci sono delle persone che hanno letto il libro, se vogliono fare qualche domanda. Ma anche quelli che non l'hanno letto. Anche quelle che non è piaciuto. Quelle facili non ci interessano, fate solo quelle difficili. La tua amica che ti ha accompagnato in Cilento, l'amico, non lo so, figlio. No, la persona che era con te in Cilento, che ti ha sfidato. Sta là dietro. Ecco, là. È consapevole ecco di questa responsabilità. No, tra l'altro c'è una. È entrata anche nel libro. C'è una cosa. Su questa cosa mi ha detto una cosa. Non c'è niente da nascondere. Le persone sono inventate. Ho fatto un giochino molto bello, perché poi quando scrivo la difficoltà che trovo, che veramente per me è difficile dare nomi ai personaggi. Quando ho cominciato a scrivere per gioco, ho cominciato a usare i nomi delle persone che bene o male stavano attorno a me in quel momento. Una sola è vera, la professoressa Capella. La musa ispiratrice, diciamo. La sfida, non c'è nulla. La parte importante di Gabriella, che poi di questa cosa tre anni ci sono voluto, anche perché non è l'attività fondamentale, per cui poi alla fine scrivi il sabato, la domenica, in vacanza, quando c'è un po' di tempo, quando ti viene il genio. E ogni tanto ne parlavamo, gli raccontavo dell'evoluzione della cosa, e lei mi diceva, sì, però quando scrivi devi piangere, come sprone ad essere il più possibile sincero
nella scrittura, e credo di esserci riuscito. Grazie. È il momento del tarallo e del prosecco. Parliamo passando davanti al banchetto del libro, o c'è qualche altra domanda, qualche altra curiosità? Comunque c'è già la trilogia in arrivo. C'è cioè, la trilogia degli altri due, no? No, questa è un'altra cosa. Questa cosa è interessante. Il libro finisce. E secondo me è abbastanza conclusivo. Chi l'ha letto? È stata diciamo, una richiesta abbastanza diffusa. Sì, ma vogliamo il seguito. Come se il lettore si fosse affezionato ai personaggi. Io dico, sì, vabbè, adesso dobbiamo Ho una domanda. Cattivo. No, non è cattivo, è una curiosità mia. Tu chiaramente dici che io comunque sono andato a vedere la realtà da dietro l'obiettivo. Ma quindi tu l'hai pensato anche come sceneggiatura proprio questo. No, ma che è un'altra maniera, non so farlo. Si prende. Tutta la figlia è geniale in quella parte della risorsa umana da il punto è soprattutto che è un'altra maniera non so farla e ci sarà un motivo per cui per me il mondo è fatto di immagini, per cui non mi troverete mai con non so dirò un computer a fare cose strane. Ho letto a Piazza Plebiscito, sì. Ma come? Ho letto a Piazza Plebiscito. Quello abbiamo capito a tutti, che ti svegli la mattina e ti accorgi di essere nudo davanti a tutti, Prima o poi capita a tutti nella vita. Comunque sì, quella è una. Io l'immagine. La vita la vedo per immagini quando la racconto, quando facciamo fotografie, quando giriamo film. Non è che l'ho fatto così, è che in un altro modo non so farlo. Dopo che l'hai fatto ti è venuto in mente comunque, poteva essere... No, non ci ho pensato, però alla fine era abbastanza evidente. Ma ti dico di più che un film, ora io ho visto il trio Iacoducci, Sappiotti, sarebbe bello portarlo in teatro, sarebbe molto più carino. Molto bello. Naturalmente il protagonista è Francesco. Va bene, volevo dire, scusami, il fatto di aver cioè questa questione dei libri che poi immediatamente presuppongono no, i successi, la trovo anche una cosa un po' presuntuosa, nel senso che a parte quelli bravi ho visto di tutto, cioè gente veramente che ha fatto una cosa proprio così, però già c'è il seguito, già questi sono previsti, capito, per... Allora, il fatto che ci sia una conclusione, poi, una volta che tu, capito, è andata, questi personaggi sono piaciuti, posso anche riaprire, però senza questa idea un po' presuntuosa di base che devo fare la serie, perché mo si porta la serie. Non c'è un piano editoriale. Io a due cose ho fatto attenzione a non cadere un po' nella trappola del romanzo di genere, perché sotto un certo punto di vista tu potresti pensare di stare leggendo un giallo, perché forse ci sta un crimine, forse ci sta un colpevole, forse c'è qualcuno che è chiamato ad indagare. Io questa cosa l'ho voluta evitare, l'ho evitata soprattutto nel finale usando uno stratagemma narrativo che poi se lo leggete ve ne accorgerete. La storia finisce tecnicamente, non c'è bisogno di... non ci sono domande che restano sottese, tutte le situazioni sono chiare. Chi doveva fare qualcosa l'ha fatto, chi doveva fare altre cose le ha fatte, i personaggi stanno esattamente sul cast, come tutto il cast sul proscenio, alla fine della commedia lo faccio io per loro. Poi grazie. Così, mamma mia, due. Ecco. Poi se viene. Hai visto male. Poi se viene. La può opera prima. Eh?
è la tua opera? Sì, assolutamente sì, anche se il germe della scrittura ce l'ho da quando ero ragazzino, che prendevo, anche là, vedi, quando ero ragazzino c'era questa cosa che poi ho ritrovato a casa di mamma di recente, prendevo i rotolini degli alcolici, vi ricordate, gli alcolici, quelle, e ci scrivevo sopra le storie, con le vignette, come se fossero pellicola di un film, quindi evidentemente qualche tara ce l'avevo. Comunque sì, ufficialmente la prima, poi nel 2009 aprì un blog su cui ogni tanto scrivo di cinema e di altre cose, poi ci sono un sacco di altre cose nascoste nei cassetti a casa, però sì, è la prima volta che ho la testa del vicino in letto. Cioè nel libro si parla dell'essere come una cipolla, è un riferimento al tuo blog. Assolutamente sì, perché le persone sono fatte a strati. E quindi bisogna un po' sfogliarle, una volta si coprono, una volta si scoprono. Poi il mio blog si chiama La cipolla di vetro, perché in omaggio alla canzone dei Beatles, se vedi la vita attraverso la cipolla di vetro, come dice John, questo è un altro punto di vista. E la ricerca dell'altro punto di vista a volte è la chiave. Adesso andiamo a stappare il prosecco però. Grazie a tutti, film Ruggeri, apriamo a settembre. The world is small. Grazie. The world is small.